Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della visita in Abruzzo del segretario di Stato americano Mike Pompeo, che dopo le visite istituzionali a Palazzo Chigi e l'incontro col ministro degli esteri Di Maio è arrivato nella nostra regione per visitare la casa dei bisnonni a Pacentro. E noi proprio a Pacentro andiamo in questo momento, dove per noi ha seguito la visita di Pompeo Giuseppe Dintino, a cui diamo la linea. Buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno, sono qui a Pacentro, in provincia dell'Aquila, dove appena ha iniziato a diluviare e il segretario di Stato americano Mike Pompeo è venuto qui, come detto, per riscoprire le sue origini, perché originari, i bisnonni erano originari appunto di Pacentro e come è noto non è neanche l'unico originario di questo posto ad aver fatto fortuna oltreoceano, perché anche gli avi di Madonna erano di qui. Pacentro, Mike Pompeo è arrivato, ha incontrato le autorità, c'erano il sindaco, il governatore Marco Marsilio, ha ricevuto i doni da parte della cittadinanza, ha visitato il monumento ai caduti e adesso vediamo un po' l'atmosfera che si è respirata qui per le strade di Pacentro nel servizio. Caso Ucraina, recapitare 7 miliardi e mezzo di dazi USA sull'export europeo e consegnare il messaggio chiaro che l'Iran è lo stato aggressore del Golfo. Questi gli obiettivi della missione italiana del segretario di Stato americano, ma tra un incontro istituzionale e l'altro, per Mike Pompeo c'è anche il tempo di visitare l'Abruzzo, più precisamente Pacentro, di dove è originario. Un'occasione per la nostra regione anche per farsi conoscere oltreoceano. Sarà l'occasione anche per dire quali sono i nostri progetti per rendere sempre più stretto il legame con oltreoceano. Stiamo lavorando per portare all'aeroporto di Pescara dei voli intercontinentali diretti che possano consentire a tutti questi abruzzesi ed italiani nel mondo di poter tornare a scoprire l'Abruzzo e riscoprire le loro radici. Il fatto che lui abbia sentito il richiamo della sua terra di origine è una cosa che mi riempie di orgoglio a me personalmente, ma a tutti i cittadini di Pacentro, perché c'è stata un'unanimità nella volontà di accoglierlo nel migliore dei modi. Siamo tutti molto felici e la sua presenza qui sicuramente dà molto lustro alla nostra cittadina, è un momento di visibilità anche questo unico decisamente. E ci può svelare qualcosa della visita che farà per il paese? Ma guardi, in realtà io non sono in grado di svelare dei segreti che poi in realtà non ci sono. Lui verrà in visita privata, tuttavia è chiaro che è necessario un certo livello di sicurezza, visto la personalità di cui parliamo. Ha chiesto di voler visitare la casa ancestrale, il monumento ai caduti, che sono poi quei punti fondamentali della vita di un uomo, cioè quello di pensare al proprio paese ricordando i caduti, immagino, e ovviamente alla casa dove sono nati i propri avi. Pacentro si è riempita, sono tantissime le persone in strada e qui c'è il clima della festa. Credo di essere un cugino di Mike Pompeo, perché i rispettivi bisnonni abitavano in due abitazioni limitrofe, mio nonno e mio padre sono di Pacentro, io sono nato a Pacentro, peraltro in questa abitazione che è limitrofa a quella di Mike, costruendo un'ipotesi che mi è stata confermata anche dal vice sindaco, che i due bisnonni fossero tra di loro parenti diretti, dovrei esserlo necessariamente anch'io. Quindi oggi il suo cugino torna a casa, lei conta di incontrarlo? Io proverò a farlo, ma la vigilanza ha già escluso che sia possibile avvicinarsi a persone che non sono accreditate. Io sono Eufrasia Pompeo. Di Pacentro. Di Pacentro. E quindi forse avete qualche parente in comune col segretario di Stato? Esatto, esatto. È venuta apposta da Pescara, perché lei è abitato nell'Ohio, e sono 3 anni che sta qui a Pescara e è venuta apposta per incontrare, se ci riesce, Pompeo. Lui ha 96 anni, è del 23. Stiamo contenti perché prima era Madonna che ci ha fatto un po' famoso, adesso il sindaco americano, Pompeo. Oggi è veramente una bellissima giornata per noi. Perché magari è anche l'occasione per far conoscere il paese. Certo, questo è molto importante per noi. E poi tra l'altro non solo lui, anche Madonna è originaria di qui. Sì, Madonna ha detto non è venuta mai. Non è venuta? No. Ciao Mr. Michael, I'm Carlo Tollis.
Sì, come abbiamo detto la visita si è svolta in forma privata, adesso il braccio destro di Trump, Mike Pompeo, sta pranzando qui a pochi metri da noi. Il menù del giorno prevedeva ovviamente gli arrosticini immancabili, anche le sagnette, le pappardelle, anche immancabile sulla tavola ovviamente il Montepulciano d'Abruzzo, insomma tutte quelle eccellenze abruzzesi che in America sono ovviamente introvabili. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie a Giuseppe Dintino per questo contributo da Pacentro, dove diluvia, abbiamo visto nelle immagini invece c'era un bel sole mentre Mike Pompeo faceva la sua passeggiata nel centro di questo piccolo paese della Valle Peligna. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale perché adesso ci dobbiamo occupare di politica, in particolare di quello che sta accadendo all'interno della Lega con un comunicato. Il partito ha fatto sapere che alla luce dei brillanti risultati della Lega in Abruzzo il deputato Giuseppe Bellachioma, capogruppo in commissione bilancio, che era il coordinatore regionale del partito in Abruzzo, è entrato nello staff organizzativo del partito per continuare a dare il suo prezioso contributo a livello nazionale. In Abruzzo dunque il nuovo responsabile della Lega, il commissario deciso da Roma e il parlamentare Luigi Deramo. Auguro a entrambi buon lavoro ringraziandoli per l'impegno e la serietà messe a disposizione del partito, ha detto Matteo Salvini, che ha continuato: la Lega cresce in tutta Italia e sono orgoglioso di poter contare su una squadra di qualità. Queste le parole del segretario della Lega, si chiude così almeno per il momento questa spaccatura interna al partito con la linea aquilana che a questo punto è prevalsa, con Luigi Deramo che ricorderete era stato anche molto critico rispetto all'operato di Bellachioma negli scorsi mesi e soprattutto a seguito delle elezioni europee in cui la Lega ottenne un grandissimo risultato a livello di voti ma non riuscì ad eleggere alcun abruzzese a Bruxelles. Adesso voltiamo pagina e ci occupiamo di scuola. Dopo due settimane di lezioni, la scuola abruzzese è costretta già a fare i conti con i primi problemi, come quello della mancanza di insegnanti di sostegno e dei tanti precari in attesa di contratto. Sentiamo di più nel servizio di Paolo Renzetti. Due settimane dal suono della prima campanella, nella nostra regione si fanno già i conti con la mancanza di insegnanti di sostegno, ma anche con la presenza di troppi professori precari in cattedra. Il quadro, come spiega ai nostri microfoni il segretario interregionale Abruzzo-Molise della CISL Scuola, Davide Desiati, desta delle preoccupazioni. Sono soliti problemi, purtroppo dovuti a questo alto numero di precariato, che sul sostegno ha un'incidenza gravissima. Tanti insegnanti di sostegno servono in Abruzzo, circa 2.300 posti in deroga, quindi in aggiunta alla normale dotazione, ma sono insegnanti non specializzati, insegnanti che non hanno seguito un percorso specifico per operare con gli alunni disabili. Allargando il discorso invece agli insegnanti in generale, qual è la situazione? Si parla tanto di precariato nella scuola, questo riguarda anche la nostra regione? Purtroppo sì, anche da noi i tassi di precariato sono altissimi, è necessario anche in Abruzzo questo piano di stabilizzazione del personale, parlavamo anche del sostegno, in particolare sul sostegno, lì ci sono centinaia e centinaia di assunzioni a tempo indeterminato possibili, già da oggi, quindi bisogna fare presto perché tra l'altro si tratta dell'anello più debole della nostra scuola. Lo scorso anno i numeri dei pensionamenti sono raddoppiati, da 439 se ne sono aggiunti altri 533 con quota 100. Ci aspettiamo la stessa cosa ovviamente nei tre anni, gli altri due anni di sperimentazione di questa uscita anticipata dal sistema lavorativo, ci aspettiamo gli stessi numeri se non in aumento, perché bisogna considerare che lo scorso anno la norma è arrivata in corso d'opera, quest'anno le persone hanno avuto tutto il tempo di valutare la propria uscita, la propria convenienza nel usufruire di quota 100. Il polo dell'alta moda Roman Style di Penne non trova pace. Nei prossimi giorni anche Ivan Mazzei, direttore delle risorse umane della Brioni, lascerà il suo posto. Questa situazione
ha suscitato la preoccupazione dei sindacati viste le scadenze dell'integrativo e dell'accordo di flessibilità al 31 dicembre prossimo. Sentiamo il servizio di Vestina News. Ancora novità in casa Brioni. Dopo Gabriele Di Tonno, dipendente dell'azienda da 24 anni, a lasciare a fine mese la Maison d'Alta Moda Pennese, sarà il direttore delle risorse umane Brioni Ivan Mazzei. Lo stesso direttore, nei giorni scorsi, ha comunicato la sua scelta ai sindacati, che tramite una nota comune ritengono la cosa tutt'altro che positiva, visto che tutto questo ricadrà sul tempo a disposizione della trattativa, integrativo e flessibilità su tutti, che scadrà il prossimo 31 dicembre. A tal proposito, ecco le parole di Leonardo D'Addazio, sindacalista Femca CISL. È proprio per questo che siamo preoccupati, non siamo preoccupati per la persona che va via, perché gli uomini passano, cambiano, ma per chi si deve occupare delle relazioni sindacali, perché come abbiamo già dichiarato resta poco il tempo a disposizione per trovare le soluzioni per quanto riguarda sia il contratto integrativo che l'accordo di flessibilità. All'inizio dell'anno 2019 ci sono state molte frizioni, con fatica siamo arrivati a una soluzione il 26 febbraio, quindi diventa complicato. Ma la soluzione veloce, naturalmente non vogliamo fare fughe in avanti in nessun modo, è ovvio che per noi l'interessante è mantenere i posti di lavoro, ma oltre a mantenere i posti di lavoro cercare un'organizzazione del lavoro migliore, condizioni di lavoro migliore e anche un salario migliore. Il salario migliore attraverso sia il contratto integrativo sia magari, l'augurio è sempre lo stesso, tornare come nella situazione precedente al 2016 con un contratto di lavoro di 36 ore per il full time di 20 ore per i part time. E a novembre c'è il meeting annuale con l'amministratore delegato, quindi le notizie vere, fresche e tangibili le troveremo sicuramente a novembre con l'amministratore delegato per vedere come affrontare il 2020. Torniamo alla politica, andiamo al comune di Teramo, ce ne siamo già occupati ieri, ma ci torniamo sulle dimissioni di Luigi Ponziani, assessore alla cultura, che spalancano le porte ad un rimpasto di giunte e non solo. Il sindaco D'Alberto potrebbe decidere di allargare la maggioranza coinvolgendo i gruppi consiglieri che fanno capo a Mauro Di Dalmazio e a Giovanni Cavallari. Ci fa il punto della situazione nel servizio Tania Bonnici Castelli. Primi problemi politici per la maggioranza al comune di Teramo. Luigi Ponziani, fedelissimo del sindaco D'Alberto, rassegna le dimissioni d'assessore alla cultura dopo 15 mesi. Senza soldi e senza personale, lui non se la sente proprio di continuare. Il primo cittadino ha tentato in ogni modo di dissuadere Ponziani dalla decisione di lasciare la giunta, ma poi deve accettare la realtà. Lo ringrazia pubblicamente per tutto ciò che è riuscito a portare a termine in questi pochi mesi di guida dell'assessorato e ricorda la riapertura della Pinacoteca Civica, l'iter per riutilizzo funzionale del Teatro Romano e il rilancio del Premio Teramo per un racconto inedito. Certo, gli assessori alla cultura al Comune di Teramo non hanno goduto di grande fortuna negli ultimi tempi. Sono ancora vive le contestazioni plateali a Francesca Lucantoni, assessore gattiano della Giunta Brucchi, per alcune sue scelte di basso profilo culturale, e poi ancora le dimissioni del regista Marco Chiarini, messo al suo posto, ma che lasciò dopo pochi mesi per le forti critiche provenienti dalla sua stessa giunta. Ma tornando ad oggi, Luigi Ponziani si dimette senza grandi clamori, ma scatena un terremoto sotterraneo che fa tremare il palazzo di città. Tanti gli aspiranti successori alla cultura. L'assessorato dovrebbe però tornare alla lista del sindaco Insieme Possiamo e in quel caso si fa il nome di Francesca Di Timoteo, attuale presidente della commissione urbanistica. D'Alberto potrebbe trasformare queste dimissioni di Ponziani in un'opportunità, decidendo per alcuni cambiamenti. Un mini rimpasto di giunta, forse un allargamento da 6 a 8 assessori e perché no anche un'apertura ad altri schieramenti civici presenti in consiglio comunale. Chi potrebbe entrare in maggioranza? Sicuramente il gruppo che fa riferimento a Mauro Di Dalmazio, ma anche Giovanni Cavallari, che nonostante si sia candidato contro D'Alberto, ha spesso in questi mesi appoggiato il programma del sindaco. E mentre la politica si riorganizza, la città sembra avulsa dai giochi di palazzo e continua a chiedere risposte su problemi reali ormai non più eludibili. Rifiuti, ricostruzione, infrastrutture.
Adesso il fiume Pescara con la provincia che ha presentato unitamente ai comuni di Pescara, Cepagatti e San Giovanni Teatino il progetto di protezione delle sponde del fiume Pescara. I lavori sono finanziati da Regione Abruzzo e serviranno a migliorare le condizioni idrauliche del corso d'acqua. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. La protezione delle sponde del fiume Pescara è alla base del progetto presentato questa mattina in provincia di Pescara dal presidente della provincia Antonio Zaffiri, unitamente ai sindaci di Pescara, Cepagatti e San Giovanni Teatino per quanto riguarda la provincia di Chieti. I lavori, già consegnati lo scorso 30 settembre, sono appaltati per un importo di 1,5 milioni di euro finanziati interamente da Regione Abruzzo all'interno del secondo programma per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico e serviranno in primis a tutelare il patrimonio e l'incolumità pubblica e privata. Gli interventi in sostanza consistono nella sistemazione idraulica e forestale degli ambiti interessati, riassunti tramite tre tipologie di lavoro: posa di scogliere con massi vincolanti, gabbioni verdi, opera di inverdimento delle sponde. La riconsegna dei lavori è fissata in 186 giorni. Si mette in sicurezza le sponde del fiume Pescara, si fanno degli interventi spondali, così chiamati, con delle rocce a protezione dove è soggetta a erosione, poi delle gabbionate verdi per l'impatto ambientale e la risagomatura e riprofilatura di alcuni argini. Qui sono stati già consegnati i lavori, ieri mattina è stata fatta la consegna dei lavori, quindi il tempo tecnico per intervenire. Ovviamente tempo permettendo, perché andiamo verso l'inverno, quindi faremo subito quegli interventi possibili a protezione delle sponde, come ho detto prima, e poi a seguire è 1,5 milioni di opere, di lavori, quindi necessita il tempo che ritiene, è giusto. Andiamo a Lanciano. Massimo Ranieri, presidente di Ecolan, si è dimesso con tutto il CDA di AMA, la municipalizzata dei rifiuti di Roma. È stata una sofferenza lasciare, ma non era possibile lavorare in tranquillità. Queste le parole a spiegazione della decisione di Ranieri. Ieri è arrivata anche la comunicazione dell'assemblea dei soci di Ecolan a Lanciano. Andiamo a vedere il servizio. Aveva comunicato l'accettazione dell'incarico romano con un applauso di sostegno da parte dell'Assemblea dei Sindaci ad aprile scorso a Lanciano. Dopo l'estate, il bentornato dei soci, anche se non aveva mai lasciato Ecolan, al termine dell'esperienza nella municipalizzata capitolina dei rifiuti. È durata appena 100 giorni l'avventura in AMA SPA, terminata alle 18 del 1 ottobre per Massimo Ranieri, con tante carte da firmare come consigliere delegato alla gestione operativa. Ho lavorato fino all'ultimo minuto, racconta il presidente di Ecolan, dopo aver rassegnato le dimissioni assieme a tutto il CDA. Dimissioni per me sofferte in qualche maniera, perché mi ero ambientato in questa nuova società e c'era tanto da fare, però non c'erano le condizioni minime per poter lavorare in tranquillità, soprattutto per quanto riguarda il sistema impiantistico. Con la carenza appunto di impianti, in questi mesi noi siamo andati alla ricerca di spazi continuamente, che ci hanno distolto un po' da cose un po' più concrete, anche se poi noi abbiamo predisposto il piano industriale a breve termine, approvato in CDA e trasmesso alla Roma Capitale, e anche abbiamo fatto redatto il bilancio 2017, un esercizio che chiaramente non abbiamo portato a termine noi, ma anche questo era un adempimento da fare in fretta, cosa che abbiamo fatto. Poi però le due assemblee convocate dal presidente di AMA sono andate deserte. E siamo così arrivati alla pagina dello sport, che apriamo parlando di calcio, di Serie B e del Pescara. Ad Ascoli servirà anche un altro atteggiamento per la squadra guidata da Zauri, che reduce dalle brutte prestazioni, soprattutto quella contro il Crotone. Sarà Gianluca Aureliano di Bologna a dirigere il posticipo domenica sera fra Ascoli e Pescara per il delicato match del Duca. Il tecnico del Delfino sta preparando la squadra al nuovo modulo, cioè il 3-5-2. Ma non basta, il Delfino dovrà essere anche più spregiudicato, avere un piglio diverso se vorrà portare a casa un risultato utile. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini.
dovrà essere un Pescara diverso da quello delle ultime uscite, altrimenti la trasferta di Ascoli sarà destinata a riservare le amarezze degli ultimi precedenti. E diverso lo sarà, senz'altro, stando all'aspetto tattico. Da inizio settimana Luciano Zauri sta lavorando in maniera incessante sul 3-5-2. Dovrà esserlo anche sotto i profili del temperamento e della concentrazione, aspetti che sono mancati pesantemente soprattutto nelle gare con Cittadella e Crotone e che si sono tradotti, tra le altre cose, con approcci sbagliati alle partite e con errori più o meno evidenti che hanno agevolato le reti degli avversari. Senza queste componenti il cambio di modulo risulterà inutile. Con temperamento e concentrazione ecco che il 3-5-2 potrà contribuire a dare maggiore solidità difensiva, creando densità in quella zona centrale perforata più volte in questo inizio di stagione. In rosa non mancano le soluzioni ai tre centrali, i quattro presenti in organico, Campagnaro, Drudi, Scognamiglio e Bettella, più Ciofani, Vitturini e Del Grosso. Per quest'ultimo si tratta di un ruolo inedito, ma l'esperienza può aiutare, piuttosto che fare il quinto di sinistra, ruolo molto più dispendioso. Peraltro Campagnaro ai livelli massimi e Ciofani in carriera hanno reso al massimo proprio nella difesa 3. La gamba dei quinti può essere garantita da uno tra Crecco e Masciangelo a sinistra e da Zappa a destra. Con Vitturini o Ciofani ci sarebbe una interpretazione più difensiva di un ruolo fondamentale per questo modulo. Restano i tre interni di centrocampo, mentre in attacco è presumibile che i ballottaggi saranno Bruno Rimaniero per il posto da centravanti, Galano di Grazia per quello di seconda punta, posizione alla quale dovrebbero adeguarsi poiché entrambi nascono esterni d'attacco. Resta tuttavia il rischio di aver scelto un drastico cambiamento dopo aver lavorato per mesi su una ipotesi principale, 4-3, e un'alternativa, 4-3-1-2, e una crisi di rigetto è sempre dietro l'angolo. Di eventuali difficoltà del Delfino proverà ad approfittare l'Ascoli che, a fronte di un bel inizio di stagione, vuole dimenticare la sconfitta di Cremona e dovrà fare i conti con le assenze di Ardemagni, certa, e di uno degli ex, il difensore Brosco, molto probabile. Da valutare le possibilità di recupero di Beretta e Scamacca che al massimo andranno in panchina. Ci sarà il trequartista Nicola Ninkovic che parla del KO dello Zini e del plateale sfogo personale avuto dopo la sostituzione. Io lo faccio uguale, o dopo la partita spogliatorio a casa mia, non posso essere felice quando non gioco bene, quando mia squadra perde. Però come detto mi dispiace per tutti, prima per l'allenatore, per direttore, per società, che gente può pensare che non ho rispetto, però vi assicuro che non è così. Il mister, il direttore, società sanno benissimo che io rispetto ciò e con loro non ho problemi. Ma aspettate un Pescara chiuso come la Cremonese? Non sappiamo questo, vediamo sicuramente che prepariamo partita anche così, vediamo come esce Cremona, come escono, noi dobbiamo reagire bene, dobbiamo rispondere bene e provare a prendere 3 punti. Adesso la Serie C con il Teramo nella settimana della sconfitta post Monopoli. Il centrocampista biancorosso Andrea Arrigoni mette in chiaro che da adesso in poi non sono più ammesse scuse a partire da sabato sera contro il Rieti. Vediamo il servizio. Una partita che peggio di così non si poteva fare, ecco, è la pura verità, non dobbiamo nascondersi dietro a cose non vere, quindi ne siamo consapevoli e sappiamo che dobbiamo fin da subito far vedere che abbiamo imparato la lezione, nel senso che dobbiamo tenere a mente questa partita come credo una partita da non fare mai più, ecco, deve essere cancellata, nel senso che non dobbiamo ritenerci degli scarsi come sia stati domenica, però dobbiamo tenercela magari in un cassetto da campanello d'allarme, da una partita da non fare mai più, ecco. Le partite effettivamente contro Catanzaro, contro Avellino sì e no, perché comunque siamo rimasti in 10 e se non abbiamo demeritato in maniera così clamorosa come con Catanzaro e Monopoli abbiamo perso nettamente, questo è sicuro. Avellino non la metterei in questa insieme a Catanzaro e Monopoli, però sì, in questo momento noi cioè
Si è parlato molto fino adesso, si è detto una squadra forte, una squadra che si deve conoscere, ci sono state dette tante cose che probabilmente hanno inconsciamente dato sempre degli alibi, perché comunque la prima non ci conoscevamo, la seconda siamo rimasti in 10, la terza abbiamo vinto, quindi abbiamo detto da lì si parte, la quarta abbiamo perso per un errore individuale mio, nel senso la quinta l'abbiamo pareggiata, errore arbitrale. Abbiamo sempre, non noi, dico in generale, si è parlato e si è sempre trovato un motivo che inconsciamente ha sempre, secondo me, ha sempre dato un minimo di alibi. Domenica è stata una partita che secondo me è stato proprio uno schiaffo che ha dato sia a noi, ma anche penso ai tifosi che hanno visto la partita, alla città, eccetera, eccetera. Quindi sono convinto che questa partita faccia scattare comunque dentro di noi una scintilla, un qualcosa che magari può farci cambiare un po' questo inizio, che effettivamente a livello di punti, a livello di, non possiamo dire che sia positivo. Ecco. Gli alibi non dovrebbero mai esserci, però io dicevo, si è sempre sentito non tante scuse, però tante cose che magari inconsciamente possono dare degli alibi, ecco questo sto dicendo. E secondo me è il momento di toglierci tutte queste cose e di far vedere che siamo una squadra, come si diceva, una squadra forte, ma dobbiamo dimostrarlo, dobbiamo partita dopo partita, adesso pensare alla partita di sabato con Rieti e poi man mano pensare alle partite dopo, però dare dimostrazioni in campo, parlare adesso in questo momento è inutile, nel senso si possono dire tante cose, però poi bisogna dimostrarlo in campo alla domenica, al sabato, insomma, giornata per giornata. Adesso ci occupiamo di ciclismo, andiamo ad Avezzano, il velodromo Vito Taccone vede la luce, ci sono interventi di riqualificazione previsti entro la fine dell'anno. Il servizio di Luca Pulsoni. Il velodromo Vito Taccone di Avezzano sembra finalmente vedere la luce. Entro la fine dell'anno è previsto il via ai lavori di riqualificazione della pista, oltre che dell'impianto di illuminazione attualmente non funzionante. Una boccata d'aria fresca per una struttura che per troppo tempo è rimasta ai margini dello sport cittadino. Dai, che questa volta forse veramente ce la facciamo, perché diciamo che è in stato di avanzamento il contributo CONI che dovrebbe essere dato per questo velodromo. Ad Avezzano i tecnici stavano lavorando, ovviamente politicamente parlando abbiamo avuto qualche problemino con il sindaco, la giunta e quindi tutto quello che già sappiamo, quindi non dico che è stato rallentato, però quantomeno abbiamo dovuto prendere coscienza, prendere ovviamente quello che succedeva, abbiamo dovuto vedere quello che succedeva. Comunque diciamo che stiamo andando avanti, forse per la fine dell'anno si finirà di avere tutti i vari incartamenti e qui dovrebbero iniziare gli aggiustamenti, anche perché questo velodromo in questo momento è vecchio, ma non è fatiscente, però ragazzi bisogna assolutamente intervenire perché tra poco rimaniamo senza. A me piacerebbe vedere un velodromo vivo, un velodromo dove ci si gira in bicicletta, ma è un velodromo dove c'è anche un po' il centro attrattiva di questa disciplina, diciamo lo sport in generale, la disciplina ciclismo nello specifico, dove le persone vorrebbero venire qua e secondo me dovrebbero venire anche per avere dei convegni riguardo al ciclismo, riguardo all'uso della bicicletta, riguardo alla mobilità sostenibile, cioè il velodromo dovrebbe essere un centro che dovrebbe diciamo servire da proprio nella nostra comunità, proprio come un centro importante non solo per chi fa ciclismo. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Buona giornata.